Oggi per lo speciale 300.000 iscritti sono tornato su Gmod per presentarvi la mia ragazza, ma soprattutto per trollarla malissimo con gli schibi di toilet, i personaggi di FNAF, bombe atomiche. Voi non avete idea di quello che le ho combinato in questo video. È stato divertentissimo! Alla fine le ho fatto fare una battaglia epica contro degli schibi di toilet assurdi, controllati da me, e non solo, le ho fatto conoscere tutti i personaggi di Five Nights at Freddy's, ma questa è una sorpresa che vedrete alla fine del video. Siete curiosi di vedere come l'ho trollata e soprattutto di scoprire contro quali mostri giganti l'ho fatta combattere? Restate con me fino alla fine per scoprirlo! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Ragazzi, in questo speciale 300.000 iscritti, dove vi presento finalmente la mia ragazza in un modo abbastanza particolare, ossia su Gmod. In questo momento io sono mutato, quindi lei non mi sente, ed è solo per dirvi che in realtà lo speciale sarà io che la trollo su Gmod. Quindi spawneremo schibi di toilet, mi trasformerò in personaggi di FNAF, la farò esplodere. Voi non avete idea di quello che combinerò in questo video. Iniziamo! Ma prima di tutto, le presentazioni. Allora, molti ti conosceranno sicuramente come Pogga Dogga, ma in realtà sei... Il cameraman. No, il cameraman è un'altra cosa su Gmod. Non ti preoccupare, in realtà sei Lolla. Tutti adesso ti conosceranno come Lolla, che è anche Real. Un nome molto simpatico. Esatto, Real Lolla, perché sei la Lolla reale. Adesso seguimi, se no ti sparo di nuovo in testa. Perché per fortuna, visto che sei una betta di Gmod, non sai come si mettono le armi, vero? Esatto. Perfetto. Seguimi, vieni con me, ti faccio vedere una cosa bellissima. Vieni, vieni, seguimi, seguimi. Mi raccomando, non ti girare, non guardarmi, perché sto preparando qualcosa di molto molto carino. Ok, ti fidi? No. Dai, neanche tu ti fidi di me. È la stessa cosa che mi dice Cat. No. Dai, dai, fidati di me. Non ti girare. Non ti girare. Perfetto, non ti girare. Eccomi qua. Ciao, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ciao. Sei un pazzo. Vieni, vieni, ciao. Vieni. Sono Chica. No, no, no. Guarda, ciao. Che sono molto più veloce di te. Vieni. Adesso ti mangio. Guarda che sei all'angolo. Non puoi prendermi. Oh, mi no. Dispiace, ma non come puoi prendermi. Come si fa a uscire da qui? Non si può. No. Adesso ti mangio. Come si dai, fa dai. A mangiare? Perfetto. Hai visto? È stato non un ti pasto fa, però, non ti fa. Nutriente. Sì che si fa. Io sono pazzo e quindi lo faccio. Ah, allora qualcuno qui ha capito come mettere le armi. Come hai fatto? Hai premuto tasti a caso? No. Sì. Sì. Sicuro. Mi hai scoperto. Oddio, no. Il problema è che ho 87.000 di vita, quindi non mi fai niente. Vieni qua, sono qua. Guarda, aiuto, non mi vedi. No. Non mi vedi. No, oh, no, oh, no. Non mi vedi. Non mi vedi, non mi vedi. Aspetta, che mi sono aiutatemi, incastrato nel aiutatemi. Muro. Mi dispiace, ma non puoi fare nulla contro di me. Anzi, anche peggio. Sono ancora più grande. Guarda, sono un orsetto che vuole abbracciarti. Posso abbracciarti? Dai, fatti abbracciare. Beh, vabbè, dai, un abbraccino, sì, dai. Dai, un abbraccino. Perfetto, guarda che bello abbraccino. E adesso ti calpesto. Vabbè, no, vabbè, però dai, vabbè, ne è valsa la pena, dai. Ne è valsa la pena, ti è piaciuto l'abbraccio? Sì. Adesso sì, ti faccio vedere una cosa molto più interessante di queste bestie sataniche. Vieni con me. Ma mica ci rincorrono? C'è qualcuno? No, per ora no. E ti dico per ora, tu non ti preoccupare e vieni con me. Anzi, guarda che magia. Oh! Sono di nuovo io. Hai ciao. Visto? Sì, sì, questo è un trucchetto che ho imparato su Gmod. Ma qui si poteva entrare? Ho sbagliato porta. Aspetta un secondo, forse era dall'altra parte. Adesso entreremo in un vicolo buio molto, molto losco. Premi F per accendere la torcia. Sembra il tutorial dei videogiochi. L'hai accesa? Brava. Eccomi. Vieni con me. Sì, ma io non ho soldi. Non ti preoccupare, che l'unico che ti può rapinare qui sono io. E non lo farò. Al massimo ti sparo in testa, che forse è peggio, ma dettagli. Vieni con me. Adesso entreremo nel laboratorio segreto mio e di Cat, che in questo momento non ha nulla all'interno. Ah, è vero, devo dirti come entrare. Esatto. Premi E guardando la porta. Niente, ormai sono il tutorial ufficiale. Vedi che bello? C'è la finestrella che ti fa guardare giù. Poi c'è questo ampio spazio che ti permette di costruire e torturare qualsiasi persona o mostro. Ma è da allestire, perché in questo momento non c'è niente. No, 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 no. Io non ho fatto sì. Nulla. No, per favore, lascia la K. Stai buona. La. Lascia la K. Aia.
Aia! No, 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 dai, ti prego, non mi ammazzare. Chiamo interior design. Chiamo interior design e aggiusta questa camera. Sì, va bene, l'aggiusto. Scusa, ti giuro che non lo faccio più. Amore, comunque devo dire che sei stata bravissima. Stai imparando in fretta, sei contenta? Sì, grazie. Perfetto, adesso va molto meglio. A posto. Lolla, dove sei? Che adesso ci facciamo una bella gita. Oh, 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 no, scendi da là. Scendi, guarda che io ho la mira di un cecchino. Quindi scendi guarda da là. Guarda, ti ho visto. Vedi che prima ti ho visto che mi hai ucciso, eh. Non fa niente, non ti preoccupare. Guarda qua, guarda qua. La mira di un cecchino. Adesso respawn e vieni subito al centro. Che ti ho ucciso in un'angolatura perfetta. Eccola, eccola, non puoi prendermi con quell'arma. Basta. Adesso ti porterò a fare una gita. Va bene, me lo merito, ok? Lo accetto. Stavo dicendo, adesso ti porterò a fare una gita molto molto interessante. Ma prima devo interrogarti. Lo sai cos'è un Nextbot? No. Davvero non lo sai? Vuol dire che non segui i miei video? Guarda che mi arrabbio, eh. No, lo so. E allora che cos'è? Dai, parla, parla. Che cos'è un Xbox? È una figura cattivissima che ti insegue. Brava, allora lo sapevi davvero, bravissima. Quindi adesso ti metterò alla prova, ok? Sei pronta? No, 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 che cos'è questa cosa? Vieni, non scappare, dai che ti presento un amico. Lui è un SCP, vieni a conoscerlo, vieni. Non ti preoccupare che non ti fa nulla. Vieni, vieni, avvicinati. Guarda, è docile, tu lo spari ma non succede niente. Però non lo sparare troppo che non mi assumo nessuna responsabilità. Faccia amicizia. Presentati, che si presenta anche lui, dai. No, guarda quanto piace. È carino. Ma come non ti piace? È così carino, piace, no. È pelato, guarda che cucciolo. Ma questa è la gente che tu frequenti generalmente? Sì, sì. Diciamo di sì, sono persone tipo lui. No, no, che oh, cosa? No, oh, guarda, guarda, no. Si sta avvicinando. No, avvicinati, avvicinati. Ma questa dai. È la danza di... No, no, ah, no. Aiuto. Aspetta, 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 non doveva, già, non doveva finire così. Doveva ammazzarti e poi andarsene. Ma ha ammazzato anche me. Mi sono cacata sotto. Anche io abbastanza. Allora, ci siamo messi al riparo su questo tetto perché l'imbecille è lì, ma mi sa che non ci ha visti. Ma col cecchino non muore. Però so un metodo per ammazzarlo e lo darò anche a te. È un'arma sì. Potentissima che usa anche Cat. Guarda che bello quel micetto. Questa è l'arma preferita di quell'imbecille di Cat, che però è fortissima. Vieni, buttati giù. Ah, no, no, non su di lui. Vieni, vieni giù. Spazio per saltare. Sto saltando, non ci riesco. Allora premi V per volare. Premi V per volare. Brava, bravissima. A te l'onore di ammazzarlo, vai. Sparagli, sparagli a sto ciao. Maledetto. Vai, vai. Ciao. Sparalo col gatto. Come hai fatto a mancarlo? Come hai fatto a mancarlo? Era da va. Questo era evitabile, va bene? Niente, niente, niente. Sei peggio di Cat. Aspetta, aspetta. Adesso sono di nuovo mutato. Lolla si trova lì. Le ho detto di fare dei test, di spawnare mostri, di provare armi. Mentre io organizzo un piccolo troll per lei, ragazzi. Non vedo l'ora di farla saltare in aria. Cosa sta facendo? Ma a chi sta sparando? Ma non c'è nessuno. Nel frattempo che lei è impegnata e io sono mutato, mi metto qui e spawno boh qualche bomba atomica. Oh, 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 oh. Poi la farò entrare qui dentro e farò saltare in aria l'intera città. Adesso le attiviamo tutte e tre. Fantastico. Usciamo da qui. Ci smutiamo. Perché ha spawnato una roulotte o il camion dell'IKEA? Ma che cosa sta facendo? Amore, che stai facendo? Vieni qua. Mi sono dove presa vai? La patente. Mi sono presa la patente. È bella la patente. Però devi venire qua. Sì, il camion è un po' particolare. Vieni qua, non mi investire. Stai attenta, esci dal camion. Esci dal camion che sei pericolosa. Vedi, stai andando a schiantarti dappertutto. Va bene, scusa. Lo sai che se io prendo il camion e te lo lascio cadere in testa, muori? Aspetta che ho sbagliato. Guarda, guarda, guarda. Ma dove dire vieni se qua. Io prendo la pistola e ti sparo tu non muori. Puoi, non puoi perché ti ammazzo prima. No dai, perché non muori? Oh, e muori! Non va, ma sei immortale. No, 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 e dai, e dai, e dai, e dai. Dovevi morire. Vabbè, sei schiacciata stato fortunato. Dal camion. Ma perché?
Ma non si fa così. Mi sono cagato addosso. Mi sono visto un razzo in bocca. Vieni con me che ti porto a far vedere una cosa. Per favore, stai buona con quel lanciarazzi che mi metti ansia. Ed ecco a te il... Hai fatto esplodere con un razzo 3 bombe atomiche giganti. Ma sei tu che stai trollando me, non io te. Ma perché? Chiedo scusa, posso essere perdonata? No, non puoi. La mia trappola perfetta. La mia trappola perfetta. Ne sono esplose altre 2. Ma secondo te sono pazzo? No, non pensi che io sia pazzo, vero? No. Ah, meno male. No, 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 sta, no, no, non ti preoccupare. Va bene, ho capito il concetto. No, no, adesso ti porto a fare la gita che ti avevo promesso prima. Vieni, prendiamo la macchina che ho nel garage e ti porto in un posto molto particolare che sicuramente i nostri amici da casa conosceranno molto bene. Vieni. Sì, ma amore, dove stai? Dai, che qua c'ho la macchina parcheggiata. Amore, sono in macchina. Eh sì, ma se mi avvisavi 10 minuti fa magari era anche meglio. Un attimo che mi sono incastrato. Un attimo che mi sono incastrato. Perfetto. Un attimo che esco da questo parcheggio. Adesso ti porto in un posto bellissimo, super romantico, ossia una discarica, perché voglio farti vedere tutto ciò che combattiamo di solito io e Cat. Non so guidare, tu non ti preoccupare, anche nella vita reale è così, ma dettagli. E ti presento delle bestie sataniche, dei mostri e dei cessoidi che sicuramente ti faranno venire gli incubi. Ma tranquilla, è fatto incidente di nuovo. Tranquilla che ci sono io a proteggerti. Ti fidi? Sì, mi fido, ma il mio dubbio è arriviamo fin lì con la macchina, perché no, vedo che hai un po' di difficoltà. Lo so, non ti preoccupare, io sono un campione di Formula 1. Toh, guarda che parcheggio perfetto. E ricordiamo agli amici che se questo video raggiunge gli 8000 like, facciamo un video dal vivo insieme, giusto? Giustissimo. Perfetto. Entriamo, accendi la luce, prendi le armi e procediamo. Io, puoi fare una partita di basket contro di me? Io sono il più forte. Yeah. Oh, ti lancio le palle da basket. Non pensavo che ammazzassero. Scusa. Dobbiamo andare in questa zona qui. Scendi le scale. Ok, non riesco a scendere le scale. Vieni, non ti girare. Non ti girare. Ok, vabbè, adesso ti puoi girare. Ti presento i tuoi nuovi amici. Abbiamo lo Skibidi Toilet Bestia di Satana, lo Skibidi Toilet con i ganci. Questo non ho idea di chi sia, però è pelato. L'elicottero e il ragnoide. Ti piacciono? Vai, vai a fare conoscenza con i tuoi nuovi amichetti. Guarda quanto sono belli. Che ne pensi? Non me la sento, devo dire la verità, non me la sento. Come non te la senti? Ma non sparargli, che tanto non si fanno niente. Magari puoi provare con l'arma gatto. Con l'arma gatto probabilmente uno lo ammazzi. Non ce l'ho. Come non hai l'arma gatto? Ma dai! No, non ce l'ho più, te lo giuro. Va bene, ti credo. Mi sono mutato di nuovo mentre le ho detto che stavo preparando una scenetta, perché adesso prenderò il controllo di uno degli Skibidi Toilet, le correrò in faccia e l'ammazzerò. E secondo me si cagherà sotto tanto. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, sono pazzo! Io devo fare una cosa molto importante, perfetto. Vieni qua, vieni qua, no, vieni qua, vieni no, qua! Sì, no, sei, no. Sì, vieni. No, lasciatemi perdere, lasciatemi no, no, perdere. No, non ti lasciamo perdere. No. Devi, aspetta! Ti ho dato una testata con il cessoide. Dove sei? Dai, prova a sconfiggermi. Vediamo se ce la fai. Io non mi ricordo che armi ho, ma sicuramente qualcosa di forte. Dove te ne stai volando? Vieni qua, guarda che no. Tipo... No, 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 aspetta, aspetta. No, troppo. Aiuto, aspetta, voglio prenderti al volo. Al volo! Bow! Non ce la fa... No, mi hai preso tu. No, stai buona. Aiuto! Aspetta. Ti schiaccio. Dai, vieni qua. E come fai? Dai. Oh, dai, ma come fai ad essere viva? Ma non è possibile. Oh, finalmente. Beh, direi di concludere in bellezza questo speciale 300.000 iscritti. Spero che vi sia piaciuto. Per me è molto speciale avervi presentato la mia ragazza. E che dire, puoi pure girarti. Sicuro, c'ho paura. Sì, sicurissimo. Girati. Guarda quanto sono belli. Sono qui per festeggiare insieme a noi i 300.000 iscritti. Avvicinati. No. Vai, non ti preoccupare. No, non puoi sparargli. Avvicinati. Brava.
resta lì. Si può dare un abbraccio? Vediamo, vediamo, aspetta, vai, prova ad abbracciarli. Ok, sì, sì, resta lì un secondo. No, no, che cosa fanno? Ti vogliono abbracciare. Abbracciare anche loro, no, ma vogliono abbracciare anche me. No, 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 al prossimo video, aiuto! Ma secondo te ti... Io non ho parole, te lo giuro. Era solo un test, scusa. Voglio ringraziarvi tantissimo dal profondo del mio cuore per questi 300.000 iscritti. Ormai stiamo diventando una famiglia gigantesca e ci tengo tantissimo a questo speciale perché finalmente vi faccio conoscere la mia ragazza che potrebbe apparire anche nei prossimi video. Quindi spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Pogbau.